È stata la tragedia di Vada a riportare l'attenzione sul cosiddetto seggiolino salva bebè, progettato e brevettato alcuni anni fa dagli studenti dell'Istituto Fermi di Bibbiena, ma mai prodotto. Un progetto che adesso sta tornando sotto i riflettori e che a breve potrebbe trovare il suo sviluppo anche grazie alla Regione Toscana. Di mattina abbiamo già appuntamento, incontreremo insieme all'assessore Cioffo e all'assessore Saccardi, che naturalmente sensibilissimi entrambi a quello che è successo. L'incontreremo in Regione. Martedì il professor Gentili con altri suoi collaboratori e verificheremo due opportunità secondo noi. Intanto capire se è fattibile una start-up, quindi rendere subito, ingegnerizzare questo tipo di progetto, e secondo ci daremo da fare anche presso le associazioni industriali nazionali e regionali, perché le aziende, delle aziende nel territorio non